Buonasera Dean, siamo ciao. Qui, siamo arrivati un po' violentemente, diciamo, al centro Lambretta. Il nome esatto, Lambretta? Vieni Lambretta Center. Ok, e niente, sono qui in casa vostra per la prima volta ed è uno spettacolo, per chi non la conosce, è da visitare sicuramente, però la notizia grande che pensiamo di voler iniziare a comunicare è una pillola per il Giro dei Tre Mari. Quest'anno voi partecipate? Sì, non siamo venuti adesso per l'ultima edizione, ma proviamo sempre di venire quando è possibile, per motivi di lavoro non è sempre possibile, ma Tre Mari per noi è un evento molto importante. Non vedevamo ora di partecipare a questa edizione speciale a Montenegro. Bene, quindi state già iniziando a prepararvi come team o c'è già in progress il lavoro? Sì, siamo stati già contattati da moltissimi stranieri, provenienti da Francia, Inghilterra soprattutto, anche dei tedeschi e addirittura anche di americani. Ah, anche americani? Sì, che hanno intenzione di mandare i mezzi o forse affittare i mezzi da noi, adesso vediamo. Penso che saremo più o meno 50 da queste zone che andiamo giù. Quindi si parla circa di 50 lambrette? Sì, ha qualche vespista anche, abbiamo anche delle vespe in mezzo. Vabbè, purtroppo lo sai che li dobbiamo accettare i vespisti, non è che possiamo farne a meno. No, ma comunque è una cosa, per noi è un evento molto importante, il calendario scooteristico, l'ultima edizione speciale in Albania è stata piaciuta moltissimo dalla gente. Quindi il format piace moltissimo? Sì, l'idea di andare all'estero, adesso ormai la gente comincia a allargare l'orizzonte, invece di fare soltanto il sud Italia, che non c'è niente da dire, è bellissima, ma non puoi fare per 20 anni uno dopo l'altro. Allargare l'orizzonte adesso è una cosa veramente ottima. Il Vespa Club Bari, il fatto che hanno anche una connessione con Arthur dell'Albania, cioè questo è veramente un lato positivo. La gente non vede l'ora di andare. Sicuramente c'è un'organizzazione che è una macchina da guerra e ormai si è provata in tutti i sensi e in 20 anni si è riuscita anche a consolidare, quindi stanno lavorando anche loro. Sì. Abbiamo già intervistato Maurizio e tutti quanti, quindi siamo pronti allora. Sì, io spero che loro sono pronti. Noi vediamo di aiutare loro in una piccola parte, diciamo, la comunicazione con gli stranieri. Ma sì, stiamo organizzando, siamo divisi un po' tra quelli che vogliono andare direttamente giù a Bari per la partenza e quelli che vogliono partire invece di Ancona, che è un grosso aiuto, perché fra qui a Bari sono 8 ore di macchine. Prima che di sono pesanti. Sì, poi c'è un altro piccolo gruppo che partirà prima, che andrà giù in Grecia, poi si sale su a Tessalonica, dopo passano dentro... andando dentro Macedonia, la Macedonia passano in Bulgaria, Serbia, poi arrivano all'inizio del Tre Mari, farà un giro un po'. Quindi c'è un grande movimento in quel periodo. Sì. Stiamo già preparando i mezzi. Aspita. Stiamo già preparando i mezzi adesso, specialmente proprio per questo giro. Ok, ti ringrazio, mi autorizzi a pubblicarla? Sì, vai. Su Roads of Puglia e ovunque, sì. Linkerò anche voi. Sì, saluto a tutti, soprattutto i nostri amici della Vespa Club Bari, grazie, siete fortissimi. Grazie Dean.